Bentornati amici di On Air. Oggi siete in compagnia di Gianmaria Tantimonaco, il vostro speaker. Il nostro viaggio ci fa fare la conoscenza di Alessandro Adorno, fondatore e direttore della scuola Babilonia, scuola d'italiano aperta a tutti, che ha sede a Taormina. Ben arrivato, signor Adorno, ben arrivato. Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a voi per il gentile invito. Come nasce, come chiaramente fondatore e direttore, la storia della scuola Babilonia, che nasce nel 92, se non mi sbaglio? Sì, nel 92, reduce dai miei studi universitari a Firenze e avendo intrapreso attività di insegnante di italiano per stranieri a Firenze e innamoratomi comunque di questo mondo, che è un mondo bellissimo, un mondo fatto di persone che sono amanti della lingua e cultura italiana, ho pensato che magari potesse essere una destinazione gradita quella della Sicilia e poi in particolare di Taormina. E quindi nel 92, giovanastro, mi sono messo questo progetto in testa e l'ho portato avanti. Beh, all'inizio è anche stato un po' faticoso far accettare al cosiddetto mercato l'idea che si potesse studiare l'italiano anche in Sicilia. E spesso nella promozione all'estero delle nostre attività la reazione quasi pavloviana era: no, ma Sicilia, criminalità, mafia, eccetera, eccetera. Quindi, i soliti stereotipi davvero di superficie. Sì, sì. Per noi quello faceva parte integrante, appunto, anche del progetto generale, che è quello di, ovviamente, di insegnare lingua e cultura italiana, ma con un focus speciale sulla Sicilia e sull'eredità culturale siciliana. Il nostro settore è quello delle scuole di italiano per stranieri, che sì, apparentemente fanno riferimento, diciamo, all'istruzione, in realtà sono parte integrante di un'offerta anche turistica, se vogliamo forse un po' più di nicchia, un po' più particolare, ma che comprende quel turismo esperienziale, quel turismo di lunga durata, che è fondamentale per il nostro turismo. Tra i tanti modelli di turismo, io credo che questo sia un modo di fare turismo, comunque cultura diffusa, molto intelligente. Chiaramente sul nostro sito c'è tutta la nostra offerta formativa che va dai corsi di italiano, dai livelli principianti ai livelli avanzati. Spesso ci troviamo ad ospitare anche traduttori e interpreti, però ecco, l'offerta non si limita al corso di italiano, ma offriamo per esempio un ventaglio di corsi extra, per ritornare al discorso del turismo esperienziale, quindi è possibile abbinare il corso di italiano a un corso di cucina, a un corso per un approfondimento di conoscenze sul vino e il cibo in Sicilia, programmi di immersione, di diving o di ecotour, rimanendo sempre, come dicevi giustamente, anche nell'ambito di un turismo sostenibile, che è una traccia molto importante. Altra cosa anche importante, ospitiamo programmi universitari americani, per cui abbiamo appunto delle università americane che vengono lì per dei soggiorni studio, o degli studenti cosiddetti independent che, dopo aver fatto un corso di studi presso la nostra scuola, possono anche ottenere crediti formativi. Meraviglioso. Io quasi mi viene la curiosità di chiederle, signora Adorno, ma se io so l'italiano posso venire lo stesso? Perché lo faccio meraviglioso. Allora, per rispondere brevemente alla tua domanda, in realtà abbiamo voluto aprire il nostro centro anche ai taorminesi, agli italiani, eccetera, e spesso ospitiamo anche presentazioni letterarie. Un grande complimenti e un grande in bocca al lupo al futuro della scuola Babilonia di Taormina. Grazie. Grazie a tutti voi per l'ospitalità. Grazie infinite. Ciao.